questo problema. Immediatamente dopo c'era un capo fabbrica, il sacco negro, vecchio cartaro, era lavorente questo, era diventato capo fabbrica anche la macchina piana, era una figura straordinaria, tecnico perfetto, anche se non aveva fatto nessuna scuola. Lui sul campo, a 14 anni è andato a lavorare, era un cartaio, sapeva fare la carta, sapeva tutto. E a me mi ha detto, te, quando ho cominciato a frequentare lì, te, le analisi che se c'è, che può servire, lo dico io quando serve l'analisi, una verifica, un controllo delle caratteristiche o delle materie prime o della carta prodotta. Lui su certi tipi era severo, sul resto lasciava il tempo perso. Dice, te vieni a fare, vieni a imparare il mestiere di fare la carta, non il mestiere di andare a vedere se è fatta bene o fatta male. Ricordo che lei mi ha insegnato che è importante il suono che fa la carta. Quando quando per caso abbiamo... È l'incarto. La riconosce questa carta? Che è la serie Roma? Eh sì. Io questo non ho imparato mai come si fa a far sentire. Ecco. E questo è il suo nome. Questa è una carta. Qui ci sarà il 10% gelatina. Fabriano, la città della carta. Ah, la città dei salami. Dai macelli trova tutti i salami. Dai negozi la carta non ci trova un campionario che dice ah quanto è bello e metteci una filigra. Ma beh, perché io non sorridevo mai. Io mi sentivo un sacco di una grana, magari stavo in ufficio a preparare una scheda, mi telefono, sì, il cliente Pinco Pallino se la mette va. E c'era sempre qualche grana, quindi la responsabilità è grossa. Se c'era qualche guaio, che io ero il responsabile, io dopo chiamavo e gli dicevo, qui che fa? È successo questo? Come è successo? Come c'è successo? Li corresponsabilizzavo. Certo. E loro si sentivano, da una parte, mica che gli davo addosso con le multe, eccetera, no, ma da una parte si sentivano stimati, no? Tenuti in considerazione. Io non so quanti capi adesso hanno un rapporto di responsabilità con il dipendente. Tutte testine, poi quando sono belle queste incisioni, mica si sa chi è che l'ha fatta. Sono meravigliose.